Qui con Pierpaolo Tamburelli per una ulteriore edizione della serie 5 libri del Politecnico di Torino. Siamo al Castello del Valentino, sede del Dipartimento di Architettura e Design e di architettura parliamo con il nostro ospite, che è professore ordinario eh, di teoria del progetto al Politecnico di Vienna. Pierpaolo Paolo Tamburelli eh, è cofondatore dello studio Bauku che ha ormai un'esperienza quasi ventennale alle spalle e eh, fra eh, le sue pubblicazioni voglio qui eh, citare il saggio On Bramante pubblicato nel 2022 eh, da MIT Press, oltre che il trattato, direi trattato, Grundkurs eh, What is architecture about pubblicato eh, quest'anno, 2023, da eh, Macche. Ehm, fra le altre attività, eh, Pierpaolo è stato cofondatore di San Rocco, una rivista che è ormai un classico nella eh, editoria di architettura contemporanea, oltre che è stato eh, membro della giuria Dell'edizione 2018 della Biennale di Architettura di Venezia. Come da format, il nostro ospite eh, attraverserà cinque libri, sono qua sul tavolo, che ha selezionato in quanto eh, li ritiene significativi per eh, un settore, che è nella fattispecie appunto l'architettura. I primi quattro libri, eh, Pier Paolo li presenta in ordine cronologico e sono libri che afferiscono direttamente all'architettura eh, in quanto disciplina, mentre invece il quinto è una fiction in cui c'entra l'architettura e ci dirà poi eh, lui eh, come e perché. Per quanto riguarda il primo libro è, eh, direi, eh, fondativo, se non fondamentale. Nella cultura architettonica è il De Architettura di Vitruvio, scritto agli albori dell'Impero Romano sotto il regno di Augusto. Questa è un'edizione eh, tardo-cinquecentesca veneziana, il libro è stato riscoperto nel Rinascimento italiano e eh, questa edizione viene qua dalla Biblioteca del Castello. Io eh, ti passo la eh, Parola a questo punto, Pierpaolo, grazie intanto di nuovo per essere qua. Ehm, ospite. Grazie, grazie a voi per, per avermi invitato. Um, io ho cercato di scegliere quattro libri molto canonici uh, che, che potessero un pochino illustrare uh, cos'è cos l'architettura, ma anche. Um, perché la consideriamo una forma di produzione uh, intellettuale rilevante all'interno della nostra uh, società. Uh, che non è una cosa uh, scontata, perché questo è particolarmente uh, sono stati i romani ad attribuire questa particolare importanza a questa arte uh, rispetto ad altre civiltà in cui tutto sommato non è così carica di, di significati. Uh, questo è il motivo per cui ho pensato di, di cominciare in maniera molto, anche molto noiosa, in un certo senso, con, con Vitruvio. Um, e non perché sia un libro straordinariamente divertente da leggere, um, peraltro inaugura anche una tradizione di libri che non sono così divertenti da leggere. I libri di architettura uh, non, non, non sono una lettura particolarmente eh, come dire emozionante o soddisfacente dal punto di vista letterario eh, però nella nell'architettura come disciplina c'è questa specie di assurda ossessione per la scrittura che la caratterizza che ad esempio non caratterizza la storia della pittura occidentale o la storia della scultura occidentale dove la la scrittura sulla pittura è tendenzialmente fatta da critici, non da pittori. I pittori scrivono poco, non è importantissimo. Gli architetti invece scrivono sempre, scrivono spesso malissimo, ma devono scrivere. E, e questo eh, dipende, secondo me, dal valore ehm, metodologico che ha l'architettura rispetto a una società. L'architettura è un tentativo di dare forma. C'è questa definizione molto bella di Villanova Artigas che dice che l'architettura è il dare forma al progetto che una civiltà si impone. E quindi, in, questo, in questa dimensione collettiva del, del lavoro dell'architetto, che gestisce anche risorse enormi in termini economici e di, di quantità di lavoro necessaria a, a, a eseguire poi, alla fine, gli edifici. Uh, c'è questo bisogno quasi di staccare sempre l'oggetto edificio dalla sua figura e in questo piccolo spazio uh, c'è la libertà intellettuale di, di questa ricerca. Uh, questo fa sì che uh, si crei questa strana affinità con la scrittura, questa voglia di spiegarsi, uh, che spesso quando tradotta veramente in libri è molto molto noiosa e, e Vitruvio ad esempio è un esempio lampante di un intellettuale piuttosto insicuro c'è questo uh, passo famoso all'inizio credo che sia nel primo libro dove Vitruvio fa l'elenco di tutte le discipline che l'architetto deve conoscere, deve conoscere la musica deve conoscere la geografia, deve conoscere le scienze, deve conoscere il diritto deve conoscere qualunque cosa dello scibile ed è così evidente leggendolo che in effetti, in realtà, poi l'architetto non le sa tutte queste cose. Eh, e si, ed è proprio questa incertezza e questo continuo muoversi tra tante discipline che caratterizza la sua, la sua forma di sapere. In questo, secondo me, Vitruvio eh, è, è interessante perché, per così dire, delimita il campo e lo delimita tutto sommato ancora adesso nel definire lo qual è lo spazio in cui in cui ci muoviamo e, e quali sono uh, i limiti di un, di un lavoro a cui attribuiamo uh, valore intellettuale. Quindi sì, Vitruvio come eh, testo che mh, aiuta a circoscrivere un campo, eh, un campo estremamente vasto, forse illusoriamente vasto. Ehm, per quanto concerne il secondo libro, invece facciamo un salto in avanti nel XX secolo. Eh, siamo nel 1966 e eh, Aldo Rossi, eh, giovane architetto intellettuale, pubblica questo saggio, L'architettura della città, che avrà poi rapidamente una eh, grande fortuna, verrà tradotto in eh, tante lingue e eh, tuttora è un testo, eh, direi, cardine della cultura architettonica contemporanea. Ehm, L'architettura della città è un testo che eh, segna, insieme ad altri, eh, uno di questi verrà subito dopo, eh, segna la, eh, eh, direi, sanziona la crisi della cultura eh, architettonica moderna, così come era stata fondata dall'avanguardia storica negli anni 10, 20, ancora 30. Eh, Aldorossi rispetto a questa cultura, che fino all'epoca era dominante, spariglia le carte e, e vediamo eh, come. Ma il, il libro di Rossi è quanto di più simile a un trattato in un contesto relativamente vicino a, a noi, anche se ormai questo libro ha più di 50 anni. Uh -huh. Però allo, allo stesso tempo questo libro non riesce ad essere... Uh, veramente un trattato con una mh, trattazione sistematica di tutti gli argomenti anzi forse una delle cose più, più belle di questo libro che al contrario di tanti altri secondo me è un libro molto ben scritto cioè con, con pagine veramente straordinarie alternate a pagine e, e pagine cioè passi anche molto lunghi che sono molto poco interessanti perché il libro è messo assieme da rossi piuttosto velocemente per, um, per, un per, per partecipare un a un concorso universitario e quindi ci sono, uh, uh, Rossi ricicla dei, um, degli articoli anche abbastanza poco rilevanti su, non lo so, la questione abitativa in Germania, eccetera, eccetera, però ha l'accortezza di dire questo capitolo, io ce l'ho messo, però potete anche saltarlo perché non è tanto importante, mentre invece ci sono dei veri e propri picchi, Uh, in cui Rossi effettivamente offre un paradigma nuovo alla riflessione di, uh, di quell'epoca uh, e tutti questi picchi sono stranamente sempre formulati in maniera estremamente perentoria, poi si dice sempre poi questa è la teoria di questo e questo e poi dopo spiego anche tutte le sue conseguenze, però poi non viene mai spiegato e, e resta questa, come dire... Mh, schizzo a, a, a tratto larghissimo di una potenziale teoria che è estremamente innovativo e io penso anche estremamente coerente, ma che poi non viene mai dettagliato e che poi Rossi per anche vicende sue, personali, non, non, non proseguirà a sviluppare nel resto della sua carriera dove in un certo senso passa da trattare di... di della città come una forma di, quasi di, 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 di corrispondente materiale di un inconscio collettivo a concentrarsi poi molto più su, su, sulla sua esperienza personale, sulla sua memoria personale, in, che poi è Rossi che diventa famoso, che, che tutti cioè, conoscono. Un professionista delle, di grande, molto prolifico. Sì, certo, delle, no? delle caffettiere, dei disegni, di, di tutte queste cose. Questo libro invece è il libro di un uh, giovane intellettuale comunista che scrive soprattutto per non architetti e questo è veramente eh, significativo se lo si confronta col, col libro di, di Venturi che è esattamente dello stesso anno. E il libro di Venturi è tutto un libro di, di immagini sostanzialmente dove il testo conta piuttosto poco in fin dei conti. E invece il libro di Rossi è tutto un libro di... Uh, sì, di credo di che la, la contrapposizione, proprio sia, se tiene aperto, una, sì. se apriamo una... Ecco, questo è abbastanza emblematico, sono due modi eh, diversi di eh, e, e riflettere sull'architettura, dire eh, cosa è, cosa dovrebbe essere. L'architettura cosa potrebbe esserlo, credo che sia piuttosto. Con queste note non... sterminate di Rossi, sì. che ecco, sono quasi qua... sempre sì. che non ci sono nel libro di ce eh, n'è poche. Sì, ce n'è di... di... sì, molto poche. Ma due pagine di note ci sono, e, e Rossi cita adesso. Io non so, leggo a caso Alexander von Humboldt, o Voltaire o Marcel Poet, eh, cioè tutti degli autori che non sono direttamente architetti. Eh, perché il suo progetto di critica del movimento moderno, di quello che lui chiama il funzionalismo ingenuo, è in realtà, secondo me, un progetto di critica del soggetto liberale eh, alla base eh, dell'architettura moderna. Per cui è una critica non tanto alla produzione contemporanea di Rossi, quella un po' stanca, non lo so, dell'ultimo Breuer o di simili architetti moderni già ormai un po' avanti con gli anni, ma è una critica più generale da Loger in giù eh, di una nuova idea di architettura eh, totalmente basata sul soggetto eh, singolo, come singolo è l'uomo primitivo che si fa la, la, la capanna primitiva nel, nel racconto di Loger dove tutto questo succede senza che l'uomo primitivo conosca nessun'altra persona, cioè l'uomo primitivo è Adamo, quello di Logè, ma Eva non c'è cioè, e, e non c'è nessun altro, non, non c'è linguaggio, non, non c'è niente. Questa costruzione eh, del, dell'architettura moderna sembra essere fondata su un individualismo veramente estremo. E Rossi secondo me, Critica questa cosa, e, ed è per questo che il suo lavoro ha, ha avuto un impatto, anche se così frammentario, eccetera, ha avuto un impatto così forte sulla disciplina, perché, eh, perché Rossi si confronta veramente con i principi, al contrario di, di altri autori, anche: e come più. forse se dovendo creare appunto cioè crea, sottolineare una eh, eh, connessione con eh, Vitruvio. Eh, si può forse dire che Vitruvio eh, stabilisce e definisce un campo disciplinare appunto molto vasto entro cui l'architettura si muove, mentre invece Aldo Rossi eh, definendo il campo dell'architettura non, non parla tanto di discipline, o meglio per carità cita tanti testi che non sono architettonici, in particolare sono eh, legati alla geografia. ma eh, Comunque eh, Rossi inscrive l'architettura eh, soprattutto dentro un contesto fisico, che è la città, come dice il titolo, e eh, la città eh, è al tempo stesso, ovviamente va da sé, anche un contesto sociale e storico entro cui l'architettura sta, deve stare inevitabilmente. Quindi da un lato vitruvio, l'architettura che è, è definita in quanto disciplina tra le discipline, o meglio disciplina che deve comprenderne tante altre, Aldo Rossi eh, che eh, invece eh, inscrive l'architettura dentro appunto uno spazio fisico e sociale, storico. Può funzionare secondo te come eh, filologico tra i, i, i due? Sì, um... Rossi è, è famoso per questo ritorno alla cosiddetta autonomia eh, disciplinare, no? ehm, che, che secondo me è una discussione un po', un po buffa eh, in un certo senso nel caso di Rossi, perché sembra che l'architettura venga ridotta a una, a una visione estremamente normativa, estremamente anche ristretta di che cos'è. Ma per Rossi, questa. Idea tutto sommato abbastanza conservatrice dell'architettura è basata su una lettura della città, e del mondo che, eh, che sta attorno a questa architettura che è estremamente eh, aperta e pluridisciplinare. Tant'è che le fonti di, di Rossi nel libro sono quasi tutte non architettoniche. Molto vasta, certo. E, e, e quindi questa cosa dell'autonomia secondo me va sempre un po' capita perché è, è una grande. Come dire, l'imitazione, quella che propone Rossi, cioè di fare un'architettura che poi è come un po' le cose che disegna, così spoglie, così semplici. Ma questa cosa è basata su una lettura della città che è enormemente più sofisticata, enormemente più complessa di quella uh, a cui si opponeva uh, del, del modernismo. Um, in questo senso, secondo me, è veramente importante il titolo del libro, no? questo titolo. Sembra così quasi stupido l'architettura della città. E che può essere ovviamente inteso in, in due modi: cioè il della città è un genitivo che può essere inteso come genitivo oggettivo o soggettivo. Ora, senza farla tanto complicata. L'alternativa è tra eh, una architettura che produce la città, che viene prima, come per il modernismo, come per Loger, dove la città è fatta. Della somma delle varie architetture e quella che è la proposta di, di Rossi, che è completamente opposta, cioè un'idea che, che l'architettura è della città, cioè che appartiene alla città, è che è fatta a partire dalla città. E quindi, in una specie di dibattito ideale città-architettura del tipo uovo e gallina, eh, è la città che viene prima dell'architettura. Uh, e Rossi lo dice eh, esplicitamente a un certo punto nel libro, l'architettura presuppone la città uh, e quindi presuppone la, la complessità della città ed è, ed è per questo che può essere poi così semplice, così spoglia, così, certo. così diretta. Sì, sì. A proposito di titoli eh, e a proposito di cosa viene prima, l'altro eh, testo che hai scelto, il terzo testo che hai scelto, è, come dicevi, sempre del 1966, di nuovo un giovane architetto intellettuale americano, eh, Robert Venturi, che eh, pubblica questo testo, Complexity and Contradiction in Architecture, che peraltro è frutto di un soggiorno di due anni che aveva eh, effettuato anni prima, un soggiorno di studio a Roma. In comple Complexity and Contradiction si iscrive nella stessa eh, diciamo, eh, temperia culturale, nello stesso clima culturale del libro di Aldo Rossi, vale la crisi dell'architettura moderna così come era stata eh, diciamo, eh, codificata in qualche modo dall'avanguardia. Eh, in Complexity and Contradiction cosa c'è prima? La complessità o la contraddizione se ha senso pensare a una... Eh, ciclicità logica così come architettura la città viene prima la città o viene prima l'architettura questo al netto delle differenze che vedevamo prima proprio eh, nella argomentazione e qui l'argomentazione è molto più appunto anche visiva che non meramente eh, scritta non so se ma io credo che Complex contradiction sia un libro eh, teoricamente meno ambizioso di quello di Rossi ed è anche un libro tutto sommato più modernista. Uh, Venturi non vuole ribaltare il paradigma, vuole semplicemente espandere il campo delle possibilità e il libro è in effetti costruito quasi come una collezione di immagini, una collezione straordinaria di, di immagini che sono poi impaginate con grandissima cura, per cui il posizionamento nella, nella pagina è estremamente accurato e le immagini in questa prima edizione sono anche così piccole che in un certo senso si possono riconoscere quasi solo se sai già che cos'è, però riconosci molto bene come sono piazzate nella pagina e le relazioni che stabiliscono eh, fra di loro. E il, il contenuto. Teorico del libro, tutto sommato, è abbastanza tenue, cioè la struttura dell'argomento è mi piace questo, ma mi piace anche quell'altro, e poi mi piace quello, e poi mi piace ancora quell'altro. Da cui la contradiction. Da cui la contradiction, da cui la complexity, e anche una sovrana indifferenza a um, attribuire una struttura logica rigorosa, come magari Rossi prova a fare, anche senza poi completamente riuscirci, eh, nel suo libro. Uh, questo è anche un libro straordinario per vedere quello che può essere la passione per l'architettura di eh, qualcuno che fa eh, questo mestiere, dove eh, il, il rapporto diretto, la voglia anche quasi proprio di, di giocare dell'autore è esposta in maniera molto piana, molto serena non nella maniera tormentatissima ah, sì, di Rossi. Che... È proprio un libro da, scritto da un entusiasta dell'architettura, sì, quindi sì, si, sì. si capisce molto in effetti. M mentre invece l'architettura della città è scritta da uh, qualcuno che è convinto che la città sia un progetto politico di una comunità e quindi ci sia un dovere di contribuirvi in un certo modo, che poi è anche un modo anche molto gerarchico alla fine, perché... Uh, questo è un libro molto più, molto più facile da leggere e da sfogliare, anche un libro che non è necessario leggere tutto da cima a fondo per, eh, per capire e che mostra eh, oggettivamente un, una grandissima quantità di opere architettoniche stupefacenti che, che proprio mh, sono... Uh, sono delle, delle piccole meraviglie, anche un, po', anche un po' buffe a volte, e in questo credo che risieda anche molto del suo successo in confronto ad, ad altri libri de, che hanno costruito la storia della disciplina, che sono sempre così seri, così, um, così corposi, anche così. Eh, sì, devo, forse in, in questo senso appunto, anche una, il formato eh, te, della eh, prima edizione una contrapposizione bella. con Aldo Rossi è credo particolarmente eh, emblematica dimmi cioè, se sei d'accordo sì, sì. Aldo Rossi come eh, paradigma di eh, libro eh, che propone una visione determinista direi mh, attraverso l'architettura eh, invece eh, Robert Venturi eh, propone una, una visione più eclettica, direi in senso lato dell'architettura stessa, in cui anche il dogma di un legame intrinseco inevitabile tra architettura e politica, forse è mh, parecchio più sfumato. Di politica non si, parla non, si parla mai. Parla, ecco, non si parla. Mentre invece il libro di Rossi si parla sempre. Uh, è, è, è anche molto bello che, che, che alla fine una disciplina che è tutto sommato così limitata perché non riesce veramente a comunicare dei messaggi. Eh, ospiti al suo interno la possibilità per posizioni così, certo. così lontane. No? Posizioni che, peraltro, sono sempre state viste assieme come simili, ma che in realtà sono, secondo me, molto Senti. Molto a questo lontane. proposito, eh, il eh, Quarto libro, Delirious New York, di nuovo eh, pubblicato da un giovane architetto intellettuale nel 1978, si tratta di eh, Rem Colas, che poi eh, è diventato ed è un diciamo, monumento nella, eh, sulla scena architettonica contemporanea. Delirious mm, New York, sottotitolato A Retroactive Manifesto eh, for Manhattan. Um, Rispetto al tema che eh, toccavi adesso, quindi appunto eh, cosa può dire eh, l'architettura, eh, questo forse è un libro più eloquente, è la mia supposizione, poi appunto vediamo cosa, cosa ne pensi tu. È un libro più eloquente, in quanto eh, c'è una città specifica, che è appunto New York-Manhattan, che diventa la protagonista di una specie di racconto architettonico, non so se ti trovi d'accordo con questa, eh, diciamo, brevissima eh, introduzione al testo? Sì, eh, Delirious New York, anzitutto, e sarei tentato di dire che è forse l'unico libro di architettura, strettamente di architettura che io abbia mai letto, che è proprio scritto bene, che, che, che si può consigliare al cugino che non si occupa di architettura, che magari vuole leggere una cosa, um, e che non è come l'architettura della città, fatto di picchi straordinari anche di scrittura, ma poi di parti veramente um, poco interessanti e piuttosto estese. Questo è, è, è proprio un, un bel libro: è proprio bello nel senso che è bello da leggere, sono belle le, le immagini che ci sono. Um, ma è un libro che proprio per questo, secondo me, è un pochino stato uh, frainteso nel senso di uh, non essere riconosciuto per la sua grande ambizione uh, teorica proprio a livello dei fondamenti. E io credo anche che questo libro provi a portare avanti l'ipotesi che Rossi fa nell'architettura de della città. Leggendo un caso specifico che è la storia uh, di uh, Manhattan, per cui Rem Colas scrive quello che lui chiama un retroactive manifesto, cioè un manifesto retroattivo che cerca di scrivere la teoria del fenomeno del Manhattanismo che lui si, si inventa, uh, cioè una, una ideologia della congestione, della complessità, della compresenza nella metropoli di uh, una moltitudine di possibilità che viene uh, esplicitamente prodotta attraverso la, la costruzione degli, uh, degli edifici. Uh, questo libro è a mio parere molto ambizioso, uh, è anche un'ambizione che secondo me riappare nella carriera di Colas a Momenti, ma che non c'è sempre. Um, ed è molto, uh, molto bello proprio nel, nel suo poi tradursi immediatamente anche in progetti che sono. Uh, qui non ci sono alla fine, sì, sono qui alla fine uh, del libro, ci sono alcuni uh, dei progetti di, di Colas e. Zengelis, e Vriesendorp e dove questa capacità di narrare che Colas riesce a, a trovare nella, nella, nella città di, uh, di New York uh, diventa, diventa quasi un, presupp diventa un presupposto per una nuova architettura che però allo stesso tempo, nonostante questo sia un libro del 78, quindi in pieno postmodernismo, rimane un'architettura molto. Molto, molto che non vuole essere linguaggio nella maniera un po' sfacciata di alcune cose che si facevano eh, in quel momento. Da questo punto di vista, io credo che il libro eh, sia molto molto simile all'architettura della città, nei presupposti, nel, nell'ipotesi di una critica più grande, più, più, di, più di lungo periodo. Uh, ma che sia attento a raccontare questa cosa in maniera molto più, uh, molto più leggera, molto più multiforme, molto più libera da una certa rigidità, uh, forse anche molto italiana, del, uh, da, da cui Rossi um, proveniva. E quindi è un prodotto molto, molto ibrido e, e anche... Che deliberatamente si lascia interpretare in maniere molto diverse. Sono, sono sicuro che altri potrebbero avere un'interpretazione molto diversa da quella che uh, sto proponendo adesso di Delirious New York, mentre invece l'architettura della città, o anche Complexity and Contradiction, uh, sono molto più facili da, da catalogare in un, in un certo senso. Sì, anche per appunto questo, come dicevi, è, è anche quello il, tra questi quattro libri, quello in cui la scrittura è più eh, interessante intrinsecamente. A volte sembra quasi che pennelli una fiction di una città. E proprio su questo, il tema della fiction, sono molto curioso di eh, sentire eh, mh, quali sono le ragioni per cui hai incluso come... Quinto libro, non siamo più in ordine cronologico perché questo è pubblicato eh, nel 1936, Absalom Absalom, è una fiction, è un romanzo, scritto da William Faulkner, grande eh, scrittore americano, degli Stati del Sud, del, degli Stati Uniti, scritto appunto nel 1936, Absalom Absalom, in cui mi dicevi l'architettura eh, entra per qualche ragione. Sì, um, allora Absalom, Absalom è uno degli infiniti uh, libri di, di William Faulkner ambientati in questa uh, contea fittizia del, del Mississippi uh, del periodo appena dopo la fine della, della guerra civile americana, uh, che se riesco a pronunciarlo, credo che la contea si chiami Yokna Pataupa o qualcosa del genere. Il, il protagonista di, ehm, di questa straordinaria sequenza di sciagure che sono eh, riunite in questo libro è il colonnello Thomas Sutton, che è un personaggio ehm, estremamente, è anche un personaggio orribile eh, oggettivamente, eh, che distrugge la vita della sua famiglia, di tutte le famiglie eh, vicine, Um, ma che uh, a un certo punto uh, racconta la storia della, della sua vita, cioè il, il, la costruzione le, narrativa di, di, di Faulkner è complicatissima. La storia, se mi ricordo più o meno bene, è raccontata da due ragazzini, di cui uno si è fatto raccontare la storia dalla zia che racconta. Uh, e, e poi ci sono infiniti um, come dire, uh, passaggi avanti e indietro, temporali pr praticamente impossibili da, uh, da seguire. Um, ma a un certo punto di, di questo protagonista, uh, nel bene e soprattutto nel male, di, di, di tutta questa vicenda racconta la storia della sua vita e racconta la storia della sua vita al padre di uno di questi ragazzini eh, nel momento in cui stanno andando a caccia dell'architetto che è scappato. Eh, L'architetto um, è un architetto francese che viene da New Orleans. O o forse dal, dal, dalla parte francese delle Antille. Sì, il romanzo è ambientato a metà Ottocento, se non vado errato. Sì, è la, appena dopo la, la fine della guerra civile, ecco, quindi nel dopo, sì. dopo 1860. 60, 60. 800, sì. e, i, Thomas Sappen e, e tutta una serie di altri proprietari vanno a, a letteralmente a caccia, dell'architetto che è scappato è scappato piantando lì la nuova casa di Thomas Sutton a metà e, ed è scappato perché non lo sopporta più e Thomas Sutton e tutti gli altri proprietari vanno a caccia dell'architetto letteralmente e ci vanno con gli schiavi e coi cani c'è cioè una, una operazione di una crudeltà e, e che rivela dei, dei rapporti sociali eh, mostruosi e durante questa caccia che poi si conclude col fatto che l'architetto viene trovato, viene pescato, viene riportato a finire la casa e, e Faulkner poi dice che però l'architetto era un grande artista perché nonostante tutto questo lui era riuscito a domare nella figura della casa che poi comunque è una di quelle grandi case bianche con, con gli ordini classici del, del sud, delle, delle piantagioni. L'architetto viene pigliato e riportato al suo posto. Du In una notte, la notte prima di eh, ripigliare l'architetto che era scappato, eh, Thomas Sapen racconta l'inizio della sua vicenda, non tutta, ma, ma proprio l'origine. E l'origine della sua vicenda è di eh, ragazzino povero eh, nel West Virginia, che già allora era il posto più povero eh, degli Stati Uniti probabilmente. E, eh, e questo ragazzino una volta va a portare qualcosa che i suoi genitori eh, gli hanno detto di portare a una casa di un signore molto più benestante e la, la servitù che lo accoglie gli dice che non può passare dall'ingresso principale ma deve fare il giro dalla cucina, deve passare da dietro. E questo dettaglio, questo trauma veramente infinitesimo in nella vita di una persona che poi ne farà di ogni, uh, diventa il motivo di questo, o quantomeno lui lo individua come motivo di questo riscatto che, che lui in qualche modo deve uh, ottenere e questo riscatto, dopo aver fatto i soldi nelle Antille, aver uh, più o meno sedato con un'infinita crudeltà una rivolta di schiavi, eccetera, eccetera, la parte conclusiva di questo riscatto è costruire questa grande casa che finalmente lo metterà nella posizione degli stessi oppressori che gli avevano impedito uh, di uh, accedere alla casa. E in tutto questo l'architettura mostra, in, in, in un caso abbastanza uh, molto violento, mol, molto evidente, uh, come l'architettura sia questa forma di istituzionalizzazione, questa, questa forma di costruzione del proprio mito anche in un certo senso, ma che sia una costruzione muta. Uh, infatti l'architetto è un grande artista proprio perché non rimane succube uh, di tutte le, le turbe uh, di, di, di Thomas Sutpen, almeno secondo Faulkner. E c'è questo legame che secondo me in nessun altro libro mi è mai apparso così chiaro tra uh, architettura e accumulazione originaria mh, in cui è chiaro che l'architettura serve a letteralmente a fissare nel, nel suolo qualcosa che si vuole anche fissare nella memoria uh, della, della società qui ovviamente è una questione tutta privata del, della vita di, di questo uh, colonnello che poi combatterà nella guerra civile sarà sconfitto come tutti questi Uh, eroi o anti-eroi di Faulkner che sono tutti sconfitti nel, nella guerra civile um, però secondo me qui proprio perché non si parla di architettura proprio perché l'architetto francese è una figura marginale della, della storia diventa evidente un pochino che cosa fa l'architettura nella società e, e diventa evidente come l'architettura questa forma di riflessione politica su, sulla violenza e, e come possa essere anche in un certo senso una forma di critica della, uh, della violenza. E, e qui, proprio perché Faulkner ha questa straordinaria capacità di, 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 des, di dare un'idea della violenza che c'è, soprattutto in quella società uh, veramente a tinte fosche del, 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 sì, del sud americano, sì prima della, della guerra civile, um, questa cosa secondo me risalta, questa cosa che credo fosse in un certo senso anche del tutto secondaria per Faulkner. E, um, e poi è scritto um, semplicemente benissimo e, e quindi questo, al contrario di tutti gli altri, consiglierei proprio di, di leggerlo. Quindi appunto per, per concludere un libro in cui eh, compare un architetto come eh, figura neanche protagonista, come no, figura non. secondaria eh, e però invece il protagonista eh, in effetti eh, proprio a partire da un trauma che è legato a come si percorre l'architettura, come si entra in un'architettura, quindi non dall'ingresso principale nel suo caso, ma da quello posteriore poi parte con tutte le proprie eh, avventure e disavventure. Quindi direi che con questo idealmente eh, chiudiamo eh, questo cerchio. Eh, tutti e, e cinque questi libri si trovano nella Biblioteca Centrale, qui al Castello del Valentino, Biblioteca Centrale del Dipartimento di Architettura e Design. Io di nuovo eh, ti ringrazio per Paolo, per essere stato ospite di questa eh, ulteriore puntata della serie 5 libri. Grazie, grazie a voi.